caldo quello che si prospetta, soprattutto per la vertenza dei lavoratori Parco Scientifico Tecnologico. Questa è una di quelle vertenze davvero delicate e che pongono problemi all'intera comunità. Non è l'azienda in sé che licenzia i lavoratori e quindi si va a ragionare rispetto all'assetto aziendale. Qui il Parco Scientifico e Tecnologico è nato come un'opportunità per la comunità dell'intera provincia di Salerno. Progettazione, rete di imprese, si poteva creare veramente un punto che diventasse volano di sviluppo per l'intera provincia. Oggi invece assistiamo, pur con la presenza di fondi, 20 milioni di euro di progetti, al licenziamento di 14 persone su 19 dipendenti. La cosa è davvero inquietante. Quali sono, secondo lei, gli sviluppi di questa vertenza? Noi speriamo che gli enti riconoscano la validità dello strumento che è stato attivo negli anni, ha proposto, ha messo in sicurezza non solo la fine di alcuni progetti importanti, il compimento di questi progetti, ma la nascita di nuove imprese. In un momento di crisi come questo, dove la progettazione di cose di questo tipo diventa fondamentale per creare nuove economie e quindi nuova occupazione, non riusciamo proprio a capire perché ci sia un parco scientifico in liquidazione e comunque con grosse difficoltà di gestione, mentre ci sono 20 milioni di euro di progetti che devono essere chiusi. Intanto si va verso l'8 novembre, si parla di sciopero anche congiunto qui con le tre sigle. Sì, noi avremo prima solo come CGL questa manifestazione il 25 ottobre, ci sono stati anche tavoli della CISL la settimana scorsa, questo dà l'idea della mobilitazione che comunque c'è nel mondo sindacale in generale. L'8 novembre c'è invece questa unitarietà sui temi del pubblico impiego che sono un altro grosso problema perché non è stato affrontato davvero una riforma, da vera riforma, quello che è il problema del pubblico impiego. Si continua a ragionare su tagli, i tagli però sono fatti senza un ragionamento globale, cioè i servizi alle persone vanno resi. E quando si parla di pubblico impiego non dobbiamo pensare all'impiegato che sta seduto dietro alla scrivania e ci sembra che stia lì soltanto a guardare carte. Pubblico impiego significa la sanità, significa la scuola, l'università, la ricerca, cioè elementi fondamentali per l'economia di un paese, per rilanciare un paese che sta man mano cedendo tutta la sua sovranità vera insomma in questa Europa. È vero che con una mano dà e con l'altra toglie questo governo? Da anche il dare, ci siamo fermati agli 80 euro che non tutti hanno avuto e soprattutto non l'hanno avuto gli incapienti, non l'hanno avuto i pensionati, cioè non l'hanno avuto le fasce deboli di questa nostra società che continuano a essere quelle lasciate più alla deriva. Prendiamo anche questa finta azione che ha fatto Caldoro sull'abbassamento dei ticket, la fa ad ottobre, mentre sappiamo che tutti gli istituti convenzionati non hanno più fondi per dare le loro prestazioni. Allora, che cosa significa per una persona che si deve curare e deve fare delle terapie che non trova nei luoghi pubblici, ospedali, ASL e così via, e si rivolgeva al privato per avere anche solo un esame nei tempi più brevi, i tempi del pubblico impiego sono lunghissimi, e allora che cosa accade a queste persone? Che devono rimandare a gennaio, quando potranno avere di nuovo i fondi per le convenzioni. Ma la malattia, il dolore, può aspettare fino a gennaio. Questa vertenza ha sviluppi strani. Dobbiamo partire dicendo che questa vertenza ha portato al licenziamento di 14 persone su 19 e sta portando alla completa distruzione di profili eccellenti dei lavoratori. Poi sì, ci sono delle cose non chiare, c'è stata una messa in liquidazione della società che poi dopo è stata ritirata, questa è la prima cosa non chiara, che poi è stata seguita dal licenziamento di 14 lavoratori su 19. L'altra cosa non chiara è quella che ci sono 20 milioni di progetti ancora in essere e non si sa che fine faranno. Altre cose non chiare sono
la presenza o meno dei vecchi soci, se continueranno ad essere all'interno del parco scientifico e tecnologico, e quali altri nuovi soci vorrebbero entrare all'interno di questo parco scientifico. Quindi varie cose non sono chiare, noi chiediamo chiarezza su queste cose. L'unica cosa chiara purtroppo è quello che la persona che ha gestito per 20 anni questa situazione ha portato al licenziamento, ripeto, di 14 lavoratori eccellenti, mettendoli sulla strada loro e le loro famiglie.